Devi Primavera, perché la figura simbolo dell'evento di quest'anno, di Luce Artista di quest'anno, sarà una scenografia che richiama la primavera di Botticelli alla Rotonda. E questo sarà, credo, ormai il simbolo dell'evento di quest'anno. Ma accanto a questo avremo altre novità, avremo come figura floreale chiave il ramo di ciliegio, avremo novità nella zona orientale, abbiamo montato a Mercatello l'albero stilizzato, avremo novità sul lungomare in connessione con la fiera di Natale che sarà montata nella corsia centrale del lungomare. Sarà un evento, credo, splendido, di cultura, di bellezza, di fascino, e come sempre questo diventerà l'evento turistico più importante della nostra città e del sud. Vi ricordo che verranno quest'anno 20 operatori turistici che hanno incontrato questo evento a Rimini, alla fiera di Rimini. Abbiamo già oggi praticamente il pieno in tanti alberghi della città. Veramente questo è l'evento che salva un'economia commerciale, turistica, artigianale della città e di tutto il territorio. Lo sforzo economico è tutto del Comune di Salerno, a parte un contributo della Camera di Commercio. Lei lo ha detto. C'è un pizzico di preoccupazione, visto che lei ha parlato di numeri importanti dal punto di vista di decongestionamento del traffico, che purtroppo, ahimè, oppure dei parcheggi e quant'altro. Siamo molto preoccupati, ma siano benedette queste preoccupazioni. Io mi aspetto una città invasa di turisti e paralizzata. Meno male che vengono, perché così reggiamo, diversamente da altre aree urbane d'Italia dove c'è il deserto in questo momento. Provate a girare un po' per tutta Italia, non per la Campania. Trovare qui questi elementi di vitalità e di vivacità è qualcosa di straordinariamente importante. Ovviamente ci siamo preparati al meglio. Il fatto che entri in funzione la metropolitana il 4 novembre, lunedì, consentirà a chi vuole venire con comodità in città di arrivare a Salerno, parcheggiare l'auto allo stadio Arechi e venire in 10 minuti al centro. Quindi abbiamo creato le alternative della mobilità, però è evidente che se ti arrivano in un arco di tempo concentrato 2,5 milioni di turisti, beh, insomma, la congestione c'è, ma ripeto, dobbiamo essere felici che ci sia. Ha parlato di riconversione economica del tessuto cittadino, insomma, credo che questo, al di là di tutto, sia la sfida più importante da allungare possibilmente nel tempo. Ma sapete che poi l'obiettivo fondamentale del nostro lavoro amministrativo era questo: quale destino produttivo per la città? Sapete che la zona industriale in pratica è saltata, è un cimitero di fabbriche, e dovevamo creare un'economia del futuro, di che cosa deve vivere questa città. E sapete anche che noi per 50 anni abbiamo sentito parlare di Salerno città turistica, ma non si faceva un albergo, non si demoliva una baracca, non si ripuliva un angolo della città. Parlavamo di città turistica, ma avevamo i containers della biglietteria del CSTP a fianco al Teatro Verdi, che era chiuso. Bene, noi l'abbiamo costruita la città turistica, 2,5 milioni di visitatori, tanti ne aspettiamo, sono una delle realtà turistiche più importanti d'Italia. E il fatto che Ferrovie dello Stato, Trenitalia, metta nuove corse di Frecciarossa da Milano a Salerno conferma che c'è un grandissimo interesse economico a questa linea. Ma questi